Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog a distanza di un giorno dal precedentemente caricato. Si dice precedentemente caricato? Vabbè, cerco sempre di fare quella gnignigni, poi ogni tanto mi esce qualche cafonata. Comunque, oggi è 3 di dicembre, è domenica, però ho qualcosina da fare. Diciamo, questi giorni in realtà sono un po' di fuoco, ho un bel po' di cose da fare, soprattutto di giri e di zone da toccare, più che altro. E quindi ho detto, ma sì, vi porto. Molto probabilmente il vlog sarà sia oggi sia domani, quindi cioè, proprio mi dovete fare una statua. Adesso è l'una più o meno, oggi è iniziato un po' più tardi rispetto agli altri giorni, però dai, non ho fatto niente di che comunque. Adesso sono qui su YouTube che ho caricato appunto il primo Vlogmas che poi uscirà lunedì che è domani, vabbè, un casino. Quindi stavo finendo di mettere tutti i link nell'info box e devo anche sistemare un altro video che ho già caricato, però non l'avevo sistemato bene, quindi ho fatto un po' di queste cose e in più sto guardando alcuni dei Vlogmas dei miei amichetti su YouTube. A me piacerebbe tanto la gente facesse molti più vlog, mi piace sempre impicciarmi della vita degli altri. E ieri abbiamo fatto l'albero di Natale, infatti avrei vloggato soltanto per farvelo vedere perché io lo amo, cioè una volta che fai l'albero si realizza il Natale e non l'abbiamo fatto l'8 di dicembre perché noi ogni anno comunque lo facciamo proprio come tradizione l'8, però quest'anno non possiamo perché siamo fuori, perché non so se ve l'ho mai detto, mia nonna ha una casa in Abruzzo e ci andiamo praticamente tutti gli anni in questo periodo che magari c'è anche la neve. È tutto molto carino, molto cute e quindi appunto ci torniamo anche quest'anno e sicuramente vloggerò anche quei giorni, quindi poi rimanete connessi. E quindi non avremmo avuto tempo di farlo, l'abbiamo fatto adesso, ieri, con tutte le nostre canzoni natalizie tipo di Ariana Grande e Justin Bieber, Natale alternativo. E quindi questo, oggi cosa devo fare principalmente? Allora, in realtà devo finire di montare un video, quindi work. Poi devo alle 5 più o meno uscire di casa e andare verso casa di Desi, perché bene sì ragazzi, non è che ho perso tutte le mie amiche, visto che ultimamente non ne vedete neanche mezza, delle solite insomma che eravate abituati a vedere, semplicemente ognuno finita scuola come è giusto che sia, chi va al lavoro, chi continua gli studi e quindi ci vediamo sempre di meno, ma ci vogliamo sempre tanto tanto bene, quindi devo andare a casa di Desi, però prima di andare a casa di Desi, che tra l'altro devo anche farle la prova trucco per il suo 18esimo, quindi è una cosa un po' special, poi gli daremo qualche spoiler. Appunto, prima di questo ci vediamo con un po' di amichette, facciamo una merendina così e quindi sono molto 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 felice. In realtà non so se lavarmi i capelli perché appunto dormo da Desiree questa sera. Anche domani dobbiamo andare in giro a far giri, cose. Però non ho voglia. Io odio lavarmi i capelli. Anche perché non è che io li lavo e rimangono così belli, piatti. Dice no, se io me li lavo, li asciugo normalmente, divento un funghetto e quindi non mi sembra il caso, cioè non mi interessa, mi metterò il cappello e amen. Tra l'altro, visto che non sapevo se vloggare o no oggi, ho già aperto il mio calendario di NYX Professional Makeup, ho la cartellina numero 3. E ho trovato questo matitone che si chiama Simply Vamp, che ha questo colore che fa troppo vampiro, a parte gli scherzi. Ed è un lip cream, si chiama She Devil. Facciamo una prova. Oh, è scrivente. I'm in love with the shape of you. Certo, così è imbarazzante, adesso me lo tolgo. Tra l'altro, sapete ieri che gioia mi ha dato Netflix? Mi hanno caricato un sacco di nuove serie e soprattutto una cosa che io desideravo rivedere da una vita, perché era un sacco che non lo facevo, cioè mi hanno caricato Hannah Montana The Movie, quindi per tutte le persone all'ascolto che hanno un abbonamento Netflix, questa è la gioia del Natale. In più ci sono anche un sacco di film natalizi carini, alcuni ve li ho già consigliati. Ah, se non avete visto il video dove vi consiglio un sacco di film e serie TV, ve lo lascio nella scheda. E in più mi hanno caricato una serie che io volevo già iniziare a vedere, che si chiama Le streghe di Est qualcosa. Non vorrei dirvi una cavolata, aspettate, adesso lo vado a rileggere perché se no non sono una brava vlogger. Vedete, mi hanno caricato Hannah Montana The Movie, ci credo che è già sui più visti di Netflix. Vorrei iniziare anche questo che si chiama DC Legends of Tomorrow. Alcuni di questi li ho già visti anche in Flash e cose così, quindi sono curiosa. Curiosa. Poi mi hanno aggiunto Mr. Bean, questo qui che adoro follemente, e anche questo, The Ugly Truth e Dynasty, che vorrei iniziarlo. Questo qua invece è uno di quelli di Natale che vi avevo consigliato e anche questo mi piace un sacco, sono il numero 4. E la serie che vorrei iniziare è questo, Le streghe dell'East End, che è anche con la moglie di Channing Tatum e quindi sono molto curiosa. Allora, forse non avete capito, io
E certo. Stiamo riguardando tutti i miei vecchi video. Cioè, ragazzi, ma il trash. Cioè, io ho inventato il trash. È una cosa schifosa. Cioè, non so come qualcuno mi abbia potuto seguire in quel periodo. Adesso vi faccio soltanto vedere questo fermo immagine. Ok? E tipo, sarà la rappresentazione di tutto. That's it. Cioè, questo non posso essere io. Cioè, guardate. Sguardo schifato. A mia sorella che era lì. Questo è quello, il concerto di Verona dei 1D, che è stato anche uno dei più visti all'inizio. Cioè, per me 100.000 visualizzazioni al tempo era tipo, oh mio Dio, che cosa ho fatto? Ma lo zoom così strategico. No, vabbè, raga, ecco, Giorgia. E la fotocamera pulita. E l'iPod. Quello nano e i miei, no vabbè, aspetta, adesso vi faccio vedere. Eccoci, siamo arrivati. Questo è l'hotel. Oh Ho madre, paura. io che mi caso per Ho qualsiasi paura. cosa. No, Allora, ragazzi, intanto andiamo alla raga, io non ce la entrare in posso hotel fare. in Ma ci giro. stiamo rendendo conto? No, Non guardate, mia credo. madre. Non credo. Ok. Ma com'è sta vita? Mia sorella con la maglietta già tutta pronta. No, raga. Oh mio Dio. Prima che zoomavi, la vedete l'arena? Dov'è l'arena? Trova l'arena, altro che Dora. Ecco qui lo store, io che pago in diretta con i miei 5 euro, i miei primi 5 euro. Comunque era fighissimo questo store, cioè cose che davvero adesso non le fanno più. Aspettate, questo è il pezzo più trash. Più che altro l'acconciatura, gli occhiali quelli che si oscuravano. Io che mi caso? No, raga, non potevo essere così. Guardate questo, il mio amico peloso con Gwenda. Guardate che piccola era, quanti anni aveva qua? Era il 2014 e ne aveva sempre 4. Anzi, voglio sapere da voi se voi vorreste vedere un video reaction, cioè io come reagisco ai miei vecchi video, perché ce ne sono di tutti i tipi, cioè già solo quelli che abbiamo beccato, dico certe cose che io dico, perché non ti sei buttata da un ponte? Cioè, perché io mi sono sentita male a riguardare tutti i miei vecchi video. Ma una cosa orribile, comunque il nostro alberello è questo. Dai, non è malissimo alla fine, quello riuscito è più carino, eh? Un po' tutto sul glitter. E adesso devo vedere cosa mangiare. Dramma esistenziale. Praticamente è scattata la luce. Non riusciamo a capire se in tutto il quartiere oppure soltanto da noi, perché noi abbiamo sempre questo problema. Cioè adesso vi faccio vedere, proverò ad accendere la luce. E non viene. Ed è una cosa bruttissima perché non ho neanche il computer acceso, vedete, si è spento. Quindi quello che farò molto probabilmente, visto che è già tardi, visto che sono le 3, io tra 2 orette dovrei uscire, mi dovrei preparare, eccetera. Inizio appunto a preparare i trucchi che poi mi devo portare da Desi. Tanto farò tipo tutte pochettine, insomma. E anzi, devo prendere nel bagno, che è una cosa che non uso spesso. Però anche a gennaio, adesso che inizio l'accademia di trucco, poi lo dovrò usare. C'ho questo portapennelli che è proprio da truccatore professionista che mi aveva inviato la Sedona Lace. Adesso ve lo faccio vedere. Io praticamente ci metto sempre i pennelli. Vedete, è fatto così, è proprio una cintura. Quindi qua dentro mi porto i pennelli. Poi nelle pochettine che farò tutti i trucchi. Più o meno sappiamo che genere vogliamo fare, però meglio portare sempre qualcosina in più. Per fortuna vado in macchina, così almeno posso lasciare anche qualcosina per quanto riguarda vestiti, cambi e cose nella macchina. E basta, quindi faccio queste cose che vi ho detto. Poi vi farò vedere un po' cosa ho portato. Mi sono truccata e in realtà ho fatto una cosa molto 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 semplice. Ho messo il mascara che vabbè per quanto mi riguarda è tipo inesistente. L'unica cosa diversa che ho fatto è non ho messo il fondotinta, ma ho messo soltanto il correttore. Invece il gel sulle sopracciglia alla matita e sulle labbra ho messo i My Birthday Sweet di Mulac con sopra i gloss. Vi faccio vedere quello che fa tipo effetto lip injection. Eccolo qui, è troppo figo questo gloss. Si chiama Spice Girl. Preparato anche la mia pochettina, guardate che bella. Must have makeup, tutta glitter che ho preso da Primark a Firenze. Ci ho messo però i miei trucchi. Invece quelli che devo portare per Daisy sono tutti lì sul letto. Adesso ve li faccio sbirciare. Qui c'è sempre l'ognometto. Qui ci devo ancora mettere i pennelli. Allora ho portato un po' di primer, ciprie, glitter, cose varie tipo balette, cose per il viso, illuminante, spray fissante, ciglia finte, tipo ne ho portate un po'. Tinte, cose per sopracciglia, il fondotinta ce lo dovrebbe aver lei perché non abbiamo proprio lo stesso colore di pelle. Quindi ho preso un po' queste cosine. E adesso pensavo di buttarle tutte in questa mega pochette, in questa mega borsa di Benefit, così mi tengo tutto lì. Quindi metto a posto. Poi sono le 4
4, quindi ho voglia, insomma, ho tempo per prepararmi le cose, vestirmi, lavarmi e tutto quanto. Quindi penso che prossima clip ci vedremo direttamente vestite. Allora, praticamente io sto uscendo di casa, infatti ho posato tutte le mie borsette e borsettine qui e volevo far vedere il cielo che si intravede da qui. È qualcosa di wow. Cioè, guardate, purtroppo dalla non si vede benissimo com'è realmente, ma c'è tipo questo angolo di paradiso che ti rendono felice. Adesso vado. Allora, non vi ho ripreso prima con le amiche, però Desi testimonia che abbiamo mangiato Ciao! qualcosina. Eccola! Quanto tempo! Ve la facciamo vedere perché si sta pigiamando. E guardate qui, non sono l'unica ad aver cambiato camera, ragazzi. Qui abbiamo tutta la parete dell'armadio. Qui c'è una simmettoletta, guardate che carina. Facciamo un applauso anche alla sua fantasia. E dopo vi faccio vedere, anzi, non vi faccio vedere. Anche qui, guardate, non ti vedi? Sei lì in un angolo. E quindi siamo qui, adesso dobbiamo fare tutte le nostre cosettine. Oddio, ma non l'avevo vista quella scritta. Never stop Bella, dreaming. no? Desinternazionale. E niente, quindi adesso facciamo le nostre cose e poi ci impigiamo anche, appunto lei ha già iniziato. Devo riprendere cose che ho. Allora, ho portato tutte queste bellissime cosettine. Così adesso proveremo. Tanto c'è Desiree che sta facendo i salti. No, non è cambiato Io l'ho comprato purtroppo. anche una Boscardi. Magari illuminante. Io però non ti avevo richiesto l'illuminante. Guardate che illuminante mi ha comprato della Essence. Non è proprio per te questo colore, cioè. Guarda qui che bella luce. Allora, abbiamo acceso i faretti. Però dopo un po', dai, che ti abitui, non è così No, forte, io foto, ragazzi, guardate! Stavo dicendo, aspetta, che così non si Come si vede. fa? Ma dove Gira, devo girati. guardare? Ma dove vanno gli occhi? Girati, così si vede la parte fatta. Eccola. Chiudi. Ecco, questo è il look che abbiamo deciso. Adesso si sta facendo un selfie. Io ho fatto soltanto metà perché tanto poi non aveva senso. Però si è voluto provare a mettere le ciglia finte anche all'altro occhio. Hai le ciglia finte? Sono queste, guardate che carine. Di AliExpress, però poi non saranno questo ufficialmente. Questo è il bordellus che abbiamo creato, ma adesso poi No, metteremo a vabbè. posto. Tra l'altro, non sapevamo che fondotinta usare, alla fine abbiamo optato per questo, che l'avevo dato un po' di tempo fa. Total Control di NYX e è fighissimo, cioè sta un sacco bene. E poi non lo senti pesante, Lo sento leggerissimo come te. Cioè, ragazzi, guardate! Sì, però ti Com'è devi sempre così? girare perché le luci Ma stanno un dove si po'. guarda in questo Qui, coso? qui. Girati dall'altra parte. Cioè, dalla parte giusta, Perché i miei occhi cazzo! non sono, non riesco a guardare questo obiettivo? Questi sono i glitter, però non so come si chiamano. Guardate che belli. E niente, quindi questo. Ma sai che ore sono già? Le 9:10. Rosi Abate! Io sono di Palermo! Sono Rosi Abate! Quindi la pulizia del viso me la fai domani mattina. Certo! Poi andiamo a trovare Giordana! Sì, ma già gliel'ho detto. Ah no, non ve l'ho detto. Adesso tra un po' inizia Rosi Abate, quindi io direi che. Ma vuoi smettere? Stai facendo un casino. Desiree pigiamino. Ah, non vi ho detto sulle labbra cosa io ho messo. Io ho messo naturalmente Celebrity Skin di Jeffree Star. Comunque devi comprare questi Jeffree Star, sono tipo fantastici. La smetti No, mi piace quello rosso perché porto rosso e bordeaux. Oddio, comunque è peggio di Carmen Di Pietro, cioè fateci caso. Comunque adesso ci andiamo a struccare in pigiamare e Rosi Abate sia. Salutiamoli, dai, che questo vlog così lo faccio finire qui. Buon Natale! Sei scemo. Mi sa che faccio il vlog anche al tuo compleanno. Ah! Sì, o forse no, forse le Instagram stories, adesso vediamo. Quindi bacione, iscrivetevi, mi raccomando, mettete un bel pollice in su. Ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!